E allora, ciao, sono Franco Arcovito e siete sul mio programma 360 gradi. Oggi ho il piacere di rincontrare su Skype una mia carissima amica, anche se più giovane e più bella di me, Simona Rinceri. A lei, per non farle perdere tempo e per non allungare il brodo, chiedo subito: vuoi presentarti per quelli che guarderanno questo programma? Allora, Franco, intanto grazie per avermi invitato. Non è facile presentarsi perché ti dico, non è semplice in quanto anch'io non so chi sono ancora perché faccio una ricerca proprio per capire chi sono. Quindi ancora non saprei neanche presentarmi con quattro parole, ecco, non so come dirti. E, come tu mi ricordi, sono sicuramente una persona che ama l'arte, che ama curiosa. E sì, sicuramente sono una persona molto curiosa, questo sì. E non vuoi dire altro. E allora dimmi un po' la caratteristica più significativa del carattere di Simona Rinceri. Ma sono determinata, sono curiosa, ma anche determinata. E poi sì, ho un sacco di difetti, chiaramente, che mi portano a essere così. Simona, io ricordo molti anni fa di aver avuto da te un disegnino, sei passata, credo, da casa mia a Vulcano, e mi hai lasciato un disegnino. Quindi ricordo già da allora che avevi una bella mano per il disegno. Cosa ha portato nel tempo questa bella mano? Allora, sicuramente disegnare mi è sempre piaciuto e mi piace ancora. E era anche l'unico modo per star ferma, mi davano da disegnare per tenermi ferma, ecco, questo è sicuramente perché ero abbastanza iperattiva. E quindi l'unico modo per farmi star buona e tranquilla era quello di darmi una matita o dei colori. Questo, io stavo ferma fino a che non, insomma. Non finivo quasi mai perché volevo sempre disegnare, dipingere, insomma. Ma penso che tanti di noi hanno il piacere di esprimersi con quello che si ha anche a disposizione. Ecco, quindi sicuramente avevo a disposizione quegli strumenti e quelli utilizzavo. Poi, diciamo, nel tempo ne ho avuti anche altri strumenti, quindi la curiosità anche di conoscere altri strumenti e di poter utilizzare tutto quello che potevo, così riuscivo a stare anche un po' ferma. Io ricordo appunto questa tua grande qualità. Tu potresti dirci quale sia il tuo più grande difetto, ammesso che tu ce l'abbia? Ah, non ne ho solo uno grande, ripeto, ne ho tanti, Franco. Quindi Sì, elencarli, occuperei tutta la eh? registrazione, occuperei tutta la registrazione con i miei difetti. Uno che più ti infastidisce, dai. No, io ci convivo perfettamente con tutti, a me non danno fastidio, però danno fastidio agli altri. E qual è quello che dà più fastidio agli altri? Via. Ma più di uno, eh? Cosa mi possono rimproverare gli altri? Ma non lo so, lo chiederei agli altri. Lo chiederemo a qualcun altro, va bene. Senti, influenzata da che cosa nel creare gioielli naturali, direi pure così. Com'è nata questa tua attività? Diciamo che l'attività del gioiello in famiglia da me non è proprio nuova, perché comunque sia da parte di mamma che da parte di papà qualche cosa c'era. E sicuramente il gioiello naturale, ma è capitato così casualmente, nel senso che non ho mai pensato di fare dei gioielli. Io vivevo in Campania e in Romagna, quindi per me la Romagna è molto importante perché sicuramente ha
ha deciso, perché ero andata a vivere in campagna. E quindi col mio carattere, il mio temperamento, appunto con la mia curiosità di osservare, guardare tutto quanto, insomma, trovandomi in campagna, chiaramente ho iniziato a osservare gli alberi, non so, i frutti, le foglie, ecco, da grandi città a cui ero magari abituata a vivere, dove queste cose non le osservavo, a soffermarmi sulla terra che avevo attorno. Quindi quello sicuramente è stato un incontro forte, ma poi ce ne sono stati tanti altri incontri che mi hanno portato a fare questi gioielli, chiamiamoli gioielli, per me sono delle sculture, ma poi sono anche, non so come dire, per me non sono neanche delle sculture, non so, è come una specie di insieme di quello che sono le mie passioni, la storia dell'arte, la storia delle religioni, l'antropologia, la botanica, e quindi prendono quella forma perché a me piace avere un contatto diretto, quindi posso metterla addosso, toccarla, perché è un procedimento, un brevetto che mi permette di conservare i principi attivi della pianta, l'essenza, cioè tocco proprio la pianta, non ci sono, diciamo, delle resine o delle cose che la coprono. A proposito di questa attività, so, per averlo anche letto, che fra qualche giorno sarai nell'isola di Salina, parliamo delle isole Eolie. Tu sai bene, sì, che io frequento quei posti da moltissimi anni e se mi riesce passerò anche a trovarti, a vederti. Ti stai muovendo verso l'immagine. Ah, io chiudo. Abbiamo avuto una piccola interruzione. Vediamo un attimo di riprendere il filo del discorso. Stavo dicendoti che ho saputo che sarai alle Isole Eolie fra qualche giorno e all'isola di Salina in particolare. Vuoi dirci il motivo? Allora, per me è una gioia comunque sempre tornare in Sicilia e le Isole Eolie sono dei posti meravigliosi. Salina, soprattutto negli ultimi anni, mi ha accolto, devo dire. E quindi quest'anno sarò a Salina grazie a Fabbrica 11, che è una galleria associazione culturale, che ha proposto per settembre una serie di eventi, tra cui appunto La Vite, che è la mostra con sculture vegetali che proporrò il 21, sì, il settembre alla Galleria Fabbrica 11 a Malfa. Poi ci sarà giorno 19 il video di Sidecar in viaggio con Pessoa, un cortometraggio ispirato al libro Sidecar in viaggio con Pessoa di Ugo Amati, l'editrice Poiesis, a cui hanno collaborato diversi intellettuali. E poi ci sarà anche la presentazione del libro, che sarà presente appunto sia Ugo Amati, l'autore, che Gianfranco Angelucci, che è scrittore e regista che ha partecipato in lui. E poi giorno 20, un altro evento che ha organizzato è la proiezione del film Fellini e l'ombra di Catherine McGilvray a Palazzo Marchetti. Quindi diciamo sono tre eventi uno dietro l'altro, ricchi di sorprese. Beh, sarà bello seguirli. Ascoltami, sì. Simona, c'è un libro che tu abbia letto che ti ha particolarmente impressionato fra i tanti? A me il primo che mi viene in mente sono i Cantus di Pound, più che un libro, è un meraviglioso libro che ho letto diverse volte, così come suggeriva il poeta. E quando ti alzi il mattino, pensi a qualcosa, non so, una sorta di indirizzo della giornata, un motto, una maniera di alzarsi e dire, beh, oggi
Vivo così? Io quando mi alzo, quando mi alzo la mattina, prima di svegliarmi ci metto un bel po', quindi mi pare già difficile riuscire a formulare un programma così ben dettagliato. Diciamo che da quando mi alzo presto, tipo verso le 6, di solito 6:30, faccio una vita abbastanza mattiniera, diciamo che sono una mattiniera, ho le galline a cui devo pensare, le oche, devo dar da mangiare agli animali, poi mi occupo del giardino, della casa, insomma di tante cose. Quindi da cosa comincio? Sicuramente comincio col prendermi un caffè e svegliarmi, poi dopo so che comunque ci sono diverse cose da portare avanti, gli impegni che ho già preso e che li devo portare avanti. Bene, io come molti altri ho ovviamente dei più che rimpianti delle cose che avrei fatto in maniera diversa in altra epoca e così via. Tu hai un rimpianto, ripeto, lo chiamo rimpianto o qualcosa che pensi che avresti dovuto fare in maniera diversa? Non mi viene in mente nulla, ogni tanto ci penso, dico c'è qualcosa che avrei voluto fare diversamente, però non mi viene in mente nulla, forse le possibilità di fare le cose sono tante e poi forse anche il mio modo di essere, che sono sempre così preventiva, è quasi come se qualsiasi situazione già me la analizzo molto prima e non do varie possibilità di soluzione ai problemi, e quindi è come se fossi già pianificata, ma la vita si sa che a volte ti spiazza, cioè tu puoi programmare, pensare tutte le varie possibilità, ma non è mai così. Però ecco, non ho in mente non ho in mente niente che mi viene su rimpianti o cose che avrei voluto fare, che non ho fatto, forse. Ho fatto sempre le cose che ho voluto fare, ecco. Non me ne viene in mente nessuno. Sei stata molto fortunata e anche brava, naturalmente. Il lavoro che presenterai a Salina fra qualche giorno, di che si tratta? Allora, quello che presenterò è una mostra dedicata alla vite. Sono delle sculture vegetali, gioielli, ognuno li chiama come vuole, insomma, sono, diciamo, questo progetto, questo lavoro che ho fatto è dedicato alla vite e quindi sono gioielli realizzati con parte della pianta, quindi foglie, pampini, viticci, tralci e poi montati, prima conservati col procedimento che utilizzo per conservare parti dell'organico vegetale e poi montati a mano a freddo con metalli. Io utilizzo metalli che posso lavorare a mano, non lavoro con la fusione, lavoro solo con fili e piastre, quindi sono proprio un po' come delle sculture, come forse le lavoravano anticamente con il gioiello, lavoravano con fili e lastre, senza saldature, quindi tutto inglobato. Ed è dedicata alla vite. Perché l'anno scorso, appunto, come ti accennavo, presentato l'olivo, quest'anno presento la vite e l'anno prossimo presento il grano. E sono, diciamo, alla base dell'alimentazione del Mediterraneo, del popolo del Mediterraneo. Scusami Simona, puoi inquadrarti meglio nello schermo che Ma io non mi vedo, non mi vedo. ma io sì, e anche gli altri si vedono. Mi vedi così? Adesso sì, ma no, non muovere, no, è perfetto così, stai ferma un po' così. Io non vedo niente, quindi non mi vedo. Altra curiosità, com'è il tuo rapporto con gli animali? Come dire, equilibrato, non ho degli eccessi. Equilibrato, nel senso di rispetto, ma A parte le galline che mi hai detto che hai lì dove vivi, allora ho cane, quattro un galline. cane, un gatto, no? Non so. Sì, ho quattro galline, due oche,
quattro pavoni, tre maschi e una femmina. No, sì, tre maschi e una femmina. Poi io, che sono liberi, sono stanziali come animali, non se ne vanno, ma neanche. E poi c'è un gatto, ma sono arrivati, io li ho accolti, ecco, sono arrivati in casa, io li ho accolti, quindi ormai ce li ho da un bel po' e mi occupo di farli stare bene. Hai detto che sei andata a mangiare fuori oggi. Che piatto preferisci normalmente? Cioè che tipo di alimentazione ti intriga di più? Ma a me piace tutto. Mangi carne, pesce? Mangio tutto, dalla carne, il pesce, i vegetali, la frutta, cioè mangio veramente tutto. Ok, e se tu potessi esprimere un desiderio ora, ricordati la lampada di Aladino quando eravamo ragazzini, anche se in epoca diversa, e vuoi esprimere tre desideri. Simona Rinciari esprime tre desideri. Non ho mai espresso desideri. Appunto, provaci adesso, dai Simona. Di solito li realizzo i desideri degli altri. Perfetto, esprimi tre desideri che non hai ancora realizzato. Non scappare, eh? Guarda, di continuare, di star bene, di salute. Uno, concordo. Di avere dei buoni rapporti con le persone che mi stanno accanto. Concordo. E il terzo, di fartela sempre come ce l'ho sempre fatta. E di stare in allegria, via, di vivere bene, tranquilli, sì. Allegri, sereni. Questo sì, del resto è quello, il terzo desiderio è quello di, come ti dicevo, di farcela sempre come ce l'ho sempre fatto. Per me già vuol dire tanto, perché comunque quello che faccio sicuramente è un lusso, perché per me poter appassionarmi alle cose che mi piacciono è un dono, perché non tutti hanno questa possibilità o riescono, quindi il poter continuare a farcela vuole dire questo, che riesci a continuare a fare quello che ti piace fare e ti fa felice, no? E non è una cosa, ti dico, non è una cosa che c'è una strada per raggiungerla, è un dono che ti capita nella vita, per me è un dono. Cerca quindi, di inquadrarti con l'immagine. Stai più centrale. Io quello che spero è che questo dono io sia in grado di, cioè che io sappia prendermi cura di questo dono che ho ricevuto. Ok, Simone, facciamo così. Adesso io ti lascio tranquilla. Tieni conto che naturalmente una volta che ti ho ritrovata e sapendo che vieni alle Isole Eolie, non potrò mancare di esserci lì o Oh, di questa è la notizia più bella. Oh, a proposito, ma da 1 a 10, quanto hai avuto piacere di risentirci? 11. Brava, questo mi piace anch'io. Ok, Simona, un grandissimo abbraccio. Ci risentiamo proprio nei prossimi giorni. E naturalmente, se vuoi dare un saluto a qualcuno in particolare, magari mettendoti un pochino più centrata nel video, vuoi fare un saluto a qualcuno, non so, a Messina, visto che sei. Un saluto a tutta Messina. Io direi a 360 gradi, va 360 gradi a tutta Messina. bene? Ok, un grande abbraccio, ci sentiamo presto. Grazie Grazie Simona. Franco, grazie. Ciao. Ci rivediamo la prossima volta a 360 gradi, naturalmente.